sensi le parole di Giovanni il precursore sono parole aspre, esigenti, ma qual è l'intenzione che li muove? A che scopo mirano? Sì, anche le parole del profeta sono affascinanti e provocano il Salvatore di Israele perché il suo braccio non rimanga assopito. Ma dove sta il fascino di queste parole profetiche? E per attaccarci al contesto in cui celebriamo, dobbiamo dire sì, i protagonisti del mondo della scuola si affaticano ogni giorno in una impresa che talora lascia insoddisfatti e talora sembrano scoraggiati dalla complessità delle situazioni. Ma che parola posso dire io facendomi voce della Chiesa, facendomi eco della parola che abbiamo ascoltato in questa celebrazione? Mi sembra che si possa pronunciare un titolo e trarre ispirazioni per un cammino. Mi sembra che tutti siamo chiamati ad elevare il capo, ad alzarci in piedi e gridare: benvenuto futuro, benvenuto futuro. Ogni giorno la gente che va a scuola, la gente che ha a che fare con i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, con il suo lavoro, con la sua passione, contrasta i luoghi comuni e grida: benvenuto futuro. Ogni giorno chi va a scuola, chi si dedica alla scuola, contrasta quell'atteggiamento che dichiara perdente e inutile l'impegno educativo e dicono invece: benvenuto futuro. Noi crediamo che valga la pena di proclamare anche oggi: preparate la via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ci appassioniamo all'impresa di accompagnare i ragazzi a vivere da protagonisti la loro vita e ci appassioniamo all'idea di dire che tocca a loro essere protagonisti di quel pezzetto di storia che devono attraversare. Benvenuto futuro, perché noi crediamo che valga la pena di insegnare e di educare. Benvenuto futuro. Ogni giorno i genitori, i docenti, gli operatori del mondo della scuola guardano in faccia i bambini, i ragazzi e gli adolescenti con cui hanno a che fare e ne vedono tutta la bellezza e ne vedono anche tutti i limiti, ne vedono tutte le gioie e anche tutte le ferite, vedono anche la loro mania di curarsi e anche il loro scriteriato trascurarsi. E facendo sintesi di tutte queste osservazioni che rivolgono a coloro a cui insegnano, possono proclamare: benvenuto futuro. Noi continuiamo ad essere convinti che proprio questi ragazzi, proprio questi, e non solo quelli dei secoli passati, proprio questi invocano un aiuto per diventare uomini e donne, per imparare a farsi carico di sé e del mondo in cui vivono, imparando proprio dalla scuola, dai docenti, dai loro educatori, imparando a comunicare, imparando a pensare, imparando a lavorare. Certo, lo sappiamo e lo vediamo che ci sono tanti adulti che avvertono che nel loro futuro non ci sono solo promesse,
ma anche minacce. Certo, tutti intuiamo che sfide inedite e difficoltà impensate incombono sul futuro, e proprio per questo gli educatori, gli insegnanti sentono una sintonia con la parola inquietante di Giovanni: già la scure è posta alla radice degli alberi. Sembra quasi di avvertire un grido da fine del mondo. Ma la minaccia non è per fare paura, ma è per urgere la conversione e l'impegno. Noi non possiamo permetterci di perdere questa generazione, non possiamo permetterci di perdere nessuno. Per tutti e per ciascuno noi vogliamo proclamare: benvenuto futuro, noi abbiamo fiducia in queste giovani generazioni. Benvenuto futuro non è la retorica di un ingenuo ottimismo che vuole rassicurare la fascia di adulti smarriti e incerti su che cosa valga la pena di proporre, di insegnare e di promettere. Benvenuto futuro è piuttosto il grido che viene da un animo di chi decide di credere a una promessa, che non è una promessa elettorale, ma è l'impegno di Dio a fare alleanza con l'uomo. Benvenuto futuro non è la presunzione di chi pretende di essere l'unico protagonista e artefice insindacabile e onnipotente della propria storia, ma piuttosto il grido di chi è convinto della speranza, perché crede che il regno dei cieli è vicino, non come una istituzione che domani si realizzerà sulla terra, ma come una presenza amica in tutte le epoche della storia, anche nel futuro. È la parola profetica che contesta ogni arroganza, è la parola incoraggiante che chiama al compimento, è la parola esigente che chiama a conversione. Benvenuto futuro, noi crediamo che Dio operi nella storia come alleato del desiderio degli uomini e delle donne di essere felici. Benvenuto futuro, non si tratta di una corsa scriteriata che insegue la novità per se stessa, ma del percorso audace e insieme saggio che si appassiona all'impresa di custodire il mondo e di renderlo più abitabile. Per questo il benvenuto al futuro si alimenta della cultura che fa tesoro del passato e si esercita nel pensiero e si fa forte per resistere alle seduzioni dell'apparenza. Perciò attinge ai testi antichi e ne trae spunto per non piegarsi agli idoli del presente. Impara a praticare le competenze di ogni genere per la passione di sentirsi utile in qualche cosa. Insomma, il benvenuto futuro abita a scuola, se la scuola è all'altezza del suo compito. Benvenuto futuro, noi siamo cultori di una sapienza che aiuta a sperare. Con queste parole, quasi un cantico, si può forse tradurre la predicazione aggressiva di Giovanni il precursore e la protesta del profeta, perché questa domenica è domenica d'avvento e quindi è adatta all'esultanza fiduciosa. Benvenuto futuro, la presenza in questo duomo di quelli della scuola induce facilmente a considerare la scuola come un tempo di avvento e a formularne
l'identità come un cantico. Benvenuto futuro.